Allora, che cos'è il consenso informato in ambito medico-sanitario? Il consenso informato è quella manifestazione di volontà espressa dal paziente, il quale, dopo aver ascoltato e compreso quali sono le sue prospettive sanitarie e quindi anche tutte le sue alternative sanitarie, quindi dopo aver ascoltato tutte le possibili terapie, anche conservative potenziali, e quindi tutte le sue chance mediche, operi una scelta ragionata, libera, su quale delle terapie egli intenda seguire. E quindi il consenso informato è quel consenso che permette al paziente di scegliere se e a quale terapia sottoporsi. Il paziente deve essere sempre informato su tutte le opzioni terapeutiche a sua disposizione, sui rischi derivanti da ciascuna di esse e anche sulle conseguenze che derivano dall'operazione terapeutica scelta. Magari la terapia conservativa presenta una serie di svantaggi, non puoi fare una serie di cose. Quella distruttiva ricostruttiva, quella chirurgica, può presentare problemi come un'invalidità successiva, come la necessità di praticare una fisioterapia per molti giorni, per molti mesi, l'obbligo di stare a casa, eccetera. Ciò che è fondamentale è che il consenso informato deve essere personale, deve essere libero, esplicito, consapevole, quindi il paziente deve essere messo nella possibilità di scegliere, è sempre e comunque revocabile fino al momento della terapia, dell'esecuzione della terapia vera e propria. Il diritto al consenso informato, che come state capendo è un diritto completamente autonomo rispetto al diritto alla salute, e quindi tu puoi anche seguire la prestazione medica più perfetta del mondo, ma stai comunque realizzando un illecito se la poni in essere su un soggetto che non ha espresso il suo consenso rispetto alla stessa, è fondata infatti non sull'articolo 32 della Costituzione, cioè il diritto alla salute, ma sull'articolo 13, cioè sulla libertà di autodeterminazione. L'articolo 13 parla di libertà personale, ma libertà personale non vuol dire solo libertà materiale, cioè diritto a non essere arrestati senza giusto motivo, ma vuol dire anche libertà di autodeterminarsi nelle proprie scelte di vita. Tra queste scelte di vita c'è anche quella di scegliere se sottoporsi o meno a un trattamento sanitario. Del resto, l'articolo 32 della Costituzione chiarisce che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio, salvo le ipotesi di TSO. Quando è che viene combinato il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio? Quando un soggetto sia divenuto pericoloso per se stesso o per gli altri. Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Secondo comma, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Vedete? Se non per disposizione di legge. Quindi parliamo di un diritto autonomo rispetto all'articolo 32. Il diritto all'autodeterminazione terapeutica è diritto diverso rispetto al diritto alla salute. E Cassazione 28 985 del 2019 ha chiarito che la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria rappresenta esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione terapeutica, diverso dal diritto alla salute. Quindi la Cassazione sul punto è stata chiarissima. Unica vera eccezione a questa regola, oltre ai trattamenti sanitari obbligatori, è rappresentata dalle ipotesi di stato di necessità. Quindi arriva in ospedale un paziente che ha perso molto sangue ed è in una situazione di incoscienza, io in quel momento non posso fargli firmare un consenso informato alla trasfusione, perché evidentemente è privo di coscienza e non posso aspettare che si riprenda, evidentemente, devo intervenire subito.
In quel caso il medico deve intervenire. Ipotesi molto discusse sono l'ipotesi del soggetto che arriva in fin di vita e grida, ad esempio, sono testimone di Geova, non voglio trasfusioni. Quello è un caso molto discusso in giurisprudenza.